bel rilassarsi con un bel libricino. Dopo quell'avventura che mi è successa, in effetti, alla fine proprio mi è proprio riuscito quello dell'altra volta, quindi per fortuna che Babbo Natale è salvo. Credevo di non avercela fatta, quindi ora ci vuole un bel po' di pausa. Cioè, dopo tutta la faticaccia che ho fatto, proprio continuerei a dirla all'infinito. Cioè, io sono troppo stanco. Devo prendere assolutamente delle vitamine perché io, non so, mi sento debole. Anzi, fa anche caldo qui dentro. Come mai oggi fa così tanto caldo? Eh? Oh mamma mia, cioè, siamo in inverno! Non lo so. Incomincio a già staccare. Cioè, non posso mai leggermi un libro in pace. Riproviamo. Sopporterò il caldo ancora questa volta. Non è possibile che però, cioè, ogni volta c'è questo caldo qua che, cioè, non riesco mai a leggere un libro. Cioè, questo libro ormai, cioè, è diventato il mio ventilatore, cioè, sono ancora a febbraio e, cioè, cosa ha messo qua? Siamo a Dubai? Non lo so io. Ah, per fortuna che sta passando il caldo. Ora mi rilasserò proprio qui. A guardare un po' questo storiello, è quello che ci vuole. Devo avere un certo prurito al naso. Lo metto qui. E poi. Mamma mia, che fastidio! Questo raffreddore oggi è proprio insopportabile. Ora posso leggere il mio libro in pace? Per favore, chiedo. Vediamo un po' cosa c'è. Riviste, mondo della moda, storia. Bah, non c'è niente di interessante in questo libro. Ormai li metto qua. Non ho nessun altro scaffale perché qua c'ho tutti i libri di scuola. Sì, Mirko, dovrei fare un po' di ordine. Però non adesso, perché. Però in effetti adesso non so cosa fare. Effetti è stato proprio bello quando io ero stato lì a salvare il mondo, cioè ho fatto una faticaccia assurda. Faccio un bel respiro. Riprenditi, Mirko, perché oggi ho in mente di andare fuori a fare una passeggiata e quella però prima di alzare. Vediamo un po'. Poi sono a casa da solo. Quindi sì, è meglio andrò a fare una passeggiata. Sento qualcuno che fa. Sento dei rumori. Non è che c'è un ladro in casa. Non è che c'è qualcuno in casa. Mirko, se no non senti! Qualcuno? No, 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 mi devo nascondere, mi devo nascondere, mi devo nascondere, via, 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 via! Penso di essermi nascosto bene. Aiuto, aiuto, esci dalla porta, io sono a casa da solo. Aiuto, ho paura. Ho paura. Ho paura. Perché i miei genitori non tornano? Perché ho paura. Vedo, 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 vedo.
passi, vedo dei passi di qualcuno. Sono Music. Io sono il poliziotto! E sono venuto a fare vedere una perquisizione. Perché non rispondevi alla carta? Perché non rispondevi alla carta? Io non ho tutto il tempo! No, non mi hai ascoltato! No, è prossimo! E il tuo nascondiglio prossimo! Perché io sono poliziotto! Io cattivo di tutti! E tu sei ricercato da me e tutti gli altri cattivi! Sei morto! Pensavi di non farlo franco, eh? La tua vita adesso sarà un pericolo. Non è finito il combattimento. Io sono il più potente clown. Na 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 na. Ciao Mirko, your music fan page. Ah, e tu pensavi che non succedesse più niente? Guarda che io so dove abiti. E tu pensavi che io fossi morto? No, 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 no. Non è così. Ma perché sei lì a terra e soprattutto perché il mio capo poliziotto ha fatto irruzione nella tua casa e adesso non so minimamente se arriveranno gli altri cattivi. Il mio bellissimo amico cavaliere, lui sì che è un uomo, non come tu, che fai tutti quei video e tutte quelle baggianate, mamma mia, che brutta cosa che sei proprio. Allora, praticamente, adesso, soprattutto perché tu non scoprirai mai chi c'è qua sotto, e soprattutto io potrei essere qualsiasi persona, ma io mi sento un clown e quindi io resterò per sempre un clown. Per sempre! E ora vieni qua al 3. Io mi butterò addosso a te. Quindi sei pronto? 1! 2 e 3. So, Mirko, your music fan page. Come la mettiamo? Ti sono mancato? Voglio proprio vedere se ti sono mancato. Tu pensavi di essere super bravo, ma in realtà non è così. La tua personalità fa proprio schifo. E ora preparati al combattimento di sempre. Ricordati che il mio migliore amico è il mio clown. Forza clown, a proposito, dov'è il poliziotto? È morto il poliziotto, mannaggia!
Ci penso io. Mirko, ti è arrivato un messaggio. Dove sono? Mirko. Chi è che mi ha mandato un messaggio? Chi è? Chi c'è? Aia, che male schiena. Aia. Ma perché mi hanno rapito di nuovo? Aspetta un attimo. Ma questa qui non è mica la camera dei miei nonni? O sbaglio? Perché lì ci sono i loro genitori e li conosco dalla foto. Poi mi ricordo di quei quadri là. E poi c'è anche Virgola. Ah, Mirko, starai sicuramente sognando, ma cioè al 100%, cioè. Ora vi darò un pizzicotto e sarà tutto quanto finito, vedrai, sarà così. Vediamo. Aia, certo che me l'ho dato proprio forte, vediamo. No, è la realtà. Meno male che sono dai miei nonni e che non sono sbucato, cioè chissà dove, cioè. Calmati Mirko, perché più ti agiti e più non ti concentri. Non è che Virgola potrebbe darmi una mano? Non lo so. Andiamo. Virgola, hai visto che sono sbucato? Dove stai andando, Virgola? Hai visto che sono sbucato? Almeno ascoltami pure tu, dai! Sii buona con me, ma cosa stai facendo? Ecco Virgola, non mi vuoi proprio ascoltare. Bah, hai 7 anni, ma sei molto furbacchietta, eh? Ti piace tutto il giorno dormire, vedo, eh? Lo sapevo che non mi avresti aiutato. Quando ho bisogno di qualcuno, non c'ho mai nessuno che mi aiuta. Ormai penso di non potercela fare a sconfiggere quelli. Perché mancano esattamente solo 2 giorni. Al carnevale. Mancano solo 2 giorni al carnevale. E non so cosa fare. Credo che rifletterò un pochettino. Ahia, che mal di testa. Ahia. Virgola, ti sembra il momento di giocare? Non voglio giocare. Anzi, in questo momento i miei nonni non sono neanche in casa. Mancano solo... Virgola, ma guardami in faccia! Mancano solo 2 giorni! E io non festeggerò il carnevale. Ma perché? Io voglio partecipare a carnevale. Però prima devo salvarlo. Perché sennò nessuno. E poi sicuramente il giorno del carnevale nessuno penserà a farmi qualche coriandolo, qualche
Stella filante. Ormai non ce la faccio più. Mi sento troppo strano. Mirko, cosa sta succedendo? Vedo tutto dei pallini neri. Sono addirittura svenuto. Virgola, ormai è pure sera. Se virgola, ormai è pure sera. Non so cosa c'è qui. Virgola, ti prendo bisogno di aiuto. Magari ci sarà qualcosa al computer, magari per riuscire a sconfiggerli. Vedi che quando vuoi mi dai le idee giuste, eh? Sarà pure allergica a te, ma per il resto non mi preoccupo. Quindi, virgola, hai capito? Partiamo con la missione. Quindi, 1, 2, 3, si parte in missione. Ah, è vero, è a casa mia il computer. Non, Virgo, non possiamo fare più il piano. Aspetta. Eccolo! Perché ce l'hai il mio computer? Forse è la mia magia. Wow. Dai, Virgo, andiamo velocemente. Guarda, Virgo. Siamo nel computer. Ok, adesso lo prendo. Ok, si stessa il computer. Perfetto. Virgola, guarda un po'. Via, questo è ok? Benissimo. E perché non si accende? Senti, please. Non mi ricordo la password. Vediamo se è giusta. Sì, è giusta. Allora, un attimo, virgola, perché c'è sempre questo fatto. Prendo dei fazzoletti, stessa lì buona, ok? Va bene. Come faccio adesso? Mi sono dovuto pure spostare dalla stanza. Che cosa è apparso? Clicca qui per vincere 1 milione di euro. Wow! 1 milione. Sto sognando? Irko, svegliati. No. Devo cliccare subito. 1, 2. Chissà adesso che cosa succederà. Bello. Sarà milionario. Sì! Potrò comprarmi la Porsche. O la Tesla, la Lamborghini. Wow, è sempre stato il mio sogno da bambino avere tutti questi soldi. Cosa sto vedendo al computer? Oh no. Ah ah ah.
Sei in trappola. Il tuo computer non funzionerà più. Questo è un virus, stupidotto. Oh mamma. Oh mamma. Ah, potevo stare prima ancora più attento. Sarà stata tutta colpa di Virgola. Quella lì non mi ha neanche aiutato. Sì, proprio quella lì non mi ha neanche aiutato. E adesso il mio computer, tutte le mie cose. Ormai ho perso tutto. Il mio computer e tutti i miei dati personali. C'era addirittura il mio canale lì dentro. Visto che io non farò più video. Cosa sta succedendo? Hacker attack. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Hacker attack. Oh mio Dio. Il mio computer non ce l'era più. Era costato così tanto, era costato 1.000 euro. Comunque il computer qua. Il computer mi mancherai tantissimo. Eh? Ma scusa, non c'era mica il virus. È andato via. Non ci posso credere. Ce l'ho fatta. Lo sapevo che il mio piano ha funzionato, certo. Non ho vinto i soldi. Aspetta. No. C'è scritto, mi ricordo, c'è scritto. Eh? In arrivo virus. Devo subito fare una cosa più perché il virus arriva di nuovo. Devo riavviarlo. Per forza. È l'unica a riavviarlo. È l'unica. Speriamo che riesca a distruggerli. Il loro piano, che è quello di distruggermi il canale. Wow, che... speriamo che funzioni. Speriamo di averci fatta. Vediamo. Sì! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! E adesso vado a festeggiare il carnevale. Manco. È già sera. Dov'è il carnevale? Ah, sono... quanti giorni già sono passati? Forza, forza. Vado subito. Fare il carnevale quando hai la tosse, soprattutto quando riesci a sconfiggere quei cattivi. Io le dimenticherò, perché se provano a combattere ancora contro di me, ma quando vanno in giro dalle persone che non conosco e loro fanno boom boom, e quando prendi due costruzioni è sempre il carnevale, perché il carnevale è qui, perché lo sai che nella vita bisogna avere delle ragioni proprie e soprattutto combattere con chi? Con le costruzioni. Quando senti
I rumori di queste cose, i rumori, dove trovi tutti questi rumori? Li trovi nella tua testa, che lo fai tutto, tutto qui. E c'è virgola che miagola quando non ti aiuta. Quando non ti aiuta, virgola non c'è. Perché quando virgola c'è, virgola ti aiuta. E insieme tutti facciamo carnevale. Il carnevale è la festa più mascherosa di tutta l'Italia che c'è qua. Perché il carnevale ci distingue uno per l'altro e facciamo la festa. E se facciamo la festa, tutte quelle persone, incluso noi, sono felice perché devo riuscire a farle. Tutta questa, se non c'è carnevale, non c'è atmosfera e soprattutto non c'è festa. Perché la festa è la maggior parte di noi che ci distingue, perché le persone sono fatte diverse e le persone amano andare in giro a fare la sfilata, perdendo la costruzione e farsi vedere tutti. Il carnevale. Il carnevale è qui con noi. Il carnevale è qui con noi. E con un lancio fai gol! Il carnevale ci distingue perché la maggior parte di noi lo festeggia e se soprattutto va in giro con costumi. Qui trovi tutta la festa che puoi trovare dentro casa tua, tua, ma soprattutto quando vai a casa tua. E se non vedi nessuna costruzione, vuol dire che non c'è. Mirko, ti è arrivato un messaggio. E quando ti arriva un messaggio in tempo reale come adesso, se è arrivato, allora è arrivato il momento di fare così. Il carnevale!